Attenzione ai giovani, alle dinamiche scolastiche, alle fragilità dei giovani. Sono le molle che hanno portato l'Ufficio Diocesano per la Scuola di Lecce a tenere un seminario di aggiornamento dei docenti di religione. Vediamo. Innanzitutto questo convegno, questo seminario di aggiornamento e formazione si inserisce all'interno di tutti i percorsi che noi in questi anni abbiamo portato avanti. Un'attenzione non solo ai giovani, alle dinamiche scolastiche, ai mutamenti della nostra società e a quello che può essere il contributo dell'insegnante di religione. Nello specifico questo tema vuole entrare nel vivo di quelle dinamiche che rendono più fragile il giovane di oggi nella ricerca della sua identità. Già di per sé la ricerca dell'identità è qualcosa di complesso, di difficile, qualche volta arduo, però oggi la nostra società liquida, i tanti disturbi legati ai social media creano un appesantimento di questo percorso e di questa ricerca. E allora il tentativo è quello di accendere un focus per noi insegnanti di religione proprio su queste tematiche per venire incontro a loro nel modo migliore possibile. Con queste parole Don Alessandro Saponaro, direttore dell'Ufficio Scuola della Diocesi di Lecce, ha introdotto i temi del corso di aggiornamento degli insegnanti di religione che rappresenta l'inizio ufficiale del nuovo anno scolastico. Un percorso di approfondimento che li porta a riflettere su quella che per loro è sempre una nuova avventura educativa fatta di nuove fragilità che accompagnano questo arduo compito professionale. Ad aprire il primo giorno di lavori è intervenuto Monsignor Seccia, l'arcivescovo di Lecce, che ha invitato fermamente i docenti ad un impegno serio e costante. La scuola è quel campo dove si deve arare, magari anche fare solchi profondi, seminare, ma soprattutto poi avere la cura perché ciò che si è seminato possa arrivare a maturazione. Una maturazione dei frutti che si vedono nella relazione personale tra il docente e i discenti, come si dice. A voi ragazzi l'augurio di prendere la scuola come la sfida gioiosa quotidiana dove si va per scoprire sempre qualcosa di nuovo.